Abbiamo appena finito tutto il casino con i due Pokémon leggendari di Spada e Scudo. Abbiamo sconfitto Zamazenta. Sì, scusatemi, Eternatus. Giada, finalmente le finali. Sono passati 3 giorni e tutto l'accaduto. Gosa ha deciso di dimettersi. Bravo, dopo aver fatto la figura del coglione. Almeno hai avuto il buon cuore di dimetterti dal tuo posto. È il minimo che potessi fare dopo tutto il casino che hai fatto, come hanno detto alcune persone. Almeno si è preso questa responsabilità. Non lo rialzo dal fatto che è ancora il peggior cattivo di sempre di Pokémon, però vabbè. Sono passati 3 giorni, ragazzi, come ho già detto, finalmente possiamo andare a disputare le finali con Dandel che se deve essere ancora scosso dallo svenimento che ha subito contro Eternatus, tuttavia, proprio svenuto lui, tuttavia, c'ha ancora dentro di sé la grinta per affrontarci nelle finali. Prima ragazzi però di andare definitivamente alla Lega Pokémon, se tra virgolette sia la Lega Pokémon e insomma allo stadio e affrontare Dandel finalmente nello scontro definitivo, devo vedere sistemare un attimo la mia squadra. Allora, gli strumenti siamo a posto. Devo vedere invece però a potenziare con, ecco, le caramelle rare e le caramelle rex perché mi sono ancora rimaste. Beh, io direi di far salire di livello soprattutto Rossella, perché Rossella sarà con lei che sfiderà Charizard. No, non mi giocherò Giorgio, ragazzi, sarei una suicida se volessi. Ultima fiamma, che mossa è Ultima fiamma? Che lo usa attacca sfruttando tutta la sua potenza incendiaria per infliggere gravità nel bersaglio, ma comunque come conseguenza perde il tipo fuoco. No, no, mi spiace, è troppo. Siccome sarà lei quella che affronterà Charizard, devo vedere di prepararla al tutto, perché al tu tutto per tutto, perché non sarà Giorgia ad affrontare Charizard, perché tipo erba contro tipo fuoco si sa che fine fa. Non sa neanche Tina perché possiede una mossa di tipo erba che me la sono segnata dalla prima volta che l'ho affrontato per Charizard maledetto. Quindi sarà Rossella perché anche da quanto ricordo Charizard è 4 volte debole al tipo roccio perché è volante fuoco quindi. Signori sono distrutto, è il 7° episodio che registro oggi ma ho detto che oggi sarei arrivata alla fine del gioco quindi. Andiamo con la gente che ci fa tutto il tifo, che non so leggere perché si legge perfettamente. Vediamo, vediamo, vediamo. Sta per avere inizio la finale delle finali, match col campione. Sei pronto per affrontare Dander? Sì, e vincerò! Bene, allora ti prego di indossare la divisa, quando sarai pronta a entrare pure nell'arena. Sono distrutta, ma questo è altro per affrontare il campione. Ne vedremo delle belle, lo so. Non valiamo un tagabè, potete partecipare. Già, da fare, ce la puoi fare. Devo leggere, stavolta non si leggeva niente. Non sto sbuffando perché l'incazzatura che ho avuto prima. Sto sbuffando per la stanchezza, sono sincero. Eccoci qua. Stavolta senza problemi, senza interruzioni. Sono abituato a spalti per gli spettatori, ma. Questa è la prima volta che vedo un entusiasmo così travolgente. Giada, con la tua grande impresa dell'altro giorno hai conquistato il cuore di tutti. Hai soggiogato Eternatus e salvato Galar. Sei l'eroina che ha lottato al fianco dei due Pokémon leggendari Zacian e Zamazenta. Un campione imbattuto come me non potrebbe sperare un'avversaria più degna. La tua forza è immensa, sei la sfida palestra più temibile che io potessi incontrare. Per questo la mia vittoria sarà più abbagliante che mai quando ti ridurrò in ginocchio. Ebbene Giada, diamo inizio all'incontro finale, la sfida che resterà nella storia di Galar, anzi, che ne plasmerà il futuro. Preparati dunque, goditi un nuovo, grandioso Champion Time! Oh, è dal minuto 1 di gioco che non vedevo l'ora di arrivare a questo momento, dai, su! Come op. Sentite poi la musica.
È un arrangiamento della sala del. È un arrangiamento della sala d'onore questa musica. È un arrangiamento di quel tema. Un vero campione ha anche il dovere di regalare uno spettacolo indimenticabile al pubblico. E sapete perché questo? Come bossa e come musica azzeccatissima per Dante, perché si dà per scontato che lui sia invincibile, quindi si dà per scontato che vincerà la lotta. È bello quindi sentire che come già come musica c'abbiamo la musica della sala d'onore. Di subito. Allora, chi mando? Non voglio subito giocarmi. Rossella, per cui mi sa proprio che manderò Samuel con Sgranocchio. Accendi lotta, sta per scagliare un colpo. Aia, che male che ha fatto! Livello 62. Un colpo super efficace! Davvero non mi aspettavo niente di meno! Aiuto, cannon flash! Cazzo, super efficace! Cazzo, super efficace! Laghetta, Samuel, laghetta! La streak ho dimostrato super efficace la mia strada verso la vittoria! Laghetta, signori, laghetta solo per me, laghetta! Vai, sganocchio ancora! Però Dante usa la ricarica totale, ma non ci diamo per vinti! Vero, Samuel? Vai! Vai, ancora, sganocchio! Sì! Siamo dei fulmini! Bravo, bravo, Samuel! Bravo, bravissimo! Così ti voglio, mamma mia ragazzi, cosa fa il potere dell'amicizia? Cinderace, stato di fuoco. Vai, Tina. E ne abbiamo fatto fuori solo uno, eh. Come al solito il primo è sempre più difficile da buttare giù. Poi dopo il più difficile da buttare giù, il seguente è l'ultimo. Tutti gli altri, bene o male, sono veloci da battere. Mamma mia, signore, porca vacca. Ci avrà un'altra ricarica totale, ne sono convinta, ne sono sicura. Velen tocco di Tina. Mamma mia, signori! Mamma mia, che cosa stiamo avendo oggi di fortuna? Che fortuna stiamo avendo? I miei Pokémon sono pronti a dare il tutto e per tutto e si vede da questi colpi potentissimi. Allora. Samuel, rischio e facciamo subito l'iofilizzazione perché sento che questo Axos fa la danza spada, perché mi ricordo che ha sempre fatto la danza spada questo Axos. Io ce l'ho in mente, rompiforma, se ne fotte dell'abilità, sti cazzi. Vai, l'iofilizzazione. No, cazzo! E la prende pure! Dio santo! Scusami, Samuel! Ci ho sopravvalutato! Vai Typhoon, scatena Nemesi. No, porca troia! Oltraggio, ha devastato! No, io devo scatenare la Nemesi contro questo, eh. Devo scatenarla, anche se non fa un cazzo di danno, ma devo fargli danni lo stesso. Adesso questo qui è fissato su oltraggio, quindi Axos continua a fare oltraggio finché non si confonde. Ok, Ron resiste. Ecco, adesso sei confusa. Vedi a usare mosse super efficaci, potentissime. Mamma mia! Non ho più voce!
Adesso è il momento di revitalizzare un po' tutti quanti. Ho dei revitalizzati Max, perché non usarli? Che livello è questa Axorus? C'hanno livelli coscienti tirati i Pokémon di Dandel. Livello 63. Allora, revitalizzate Max per Typhoon e al prossimo turno ricarica totale per Gon. Tanto lo so che adesso ha dato oltraggio. No, invece no, attenzione, Axorus si colpisce da sola. Iperpozione, anzi, non ricarica totale, iperpozione, basta quella. Mamma mia ragazzi Gon, mamma mia ragazzi Gon, mamma mia ragazzi Gon. E siamo neanche a metà, eh. La vendetta. Perché sapevo che sarebbe partita prima lei, quindi. Pum! Ma niente mosso di stato nel momento, Tina. Dragapult, Dragapult, che è il drago spettro, vabbè, lui. Beh, Samuel è in forma. Pronto ad astare questo Dragapult. È brutto da dire, ma spara i figli questo Dragapult come ha. Ah, lanciafiamme! Ma perché sempre mosse super efficaci c'hai? Oh, è come Camilla la tecnica del prepara al tutto per tutti i nemici. Ma se lo congelo. Dimmi che lo congeli! No, porca. Niente, allora si cambia subito. Anzi, iperpozione, restiamo con Samuel e vediamo se riusciamo a. Dai, schiva Samuel, bravo, 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 proprio questo volevo io. Proprio questo volevo. Volevo questo io, schivare l'attacco. Bravo che schivi ancora! Smithod. Pure tu, eh? Beh, signori, siamo arrivati alla fine. Vai, Rossella, t'ho preparata, t'ho fatto salire di livello solo per questo momento. Ce la puoi fare, carissima. Sei stato l'ultimo Pokémon che ho messo in squadra e il primo Pokémon con cui ho vinto una palestra. Non puoi deludermi, anche con un solo Pokémon del Champion Time. The show must go on! Con qua l'inglese bruttissimo l'ho detto. Livello 65, che non era 70, era 65, scusate. Perdonate la mia memoria, Daria Macigno. Causa la tempesta di sabbia per 5 turni, vai, farà un male cane. Charizard dimostra tutta la tua potenza. It's Zygarmax time! Parte prima lui, dopo parte prima lui. Spero che non abbia mosse di tipo acqua che mi triggeri. O una mossa di tipo terra. Ti prego, non dirmelo.
Poi questo è combattere il fuoco con il fuoco, che ci penso. Siamo entrambi di tipo fuoco. Quale finale migliore? Rossella, ce la possiamo fare insieme! Ce la faremo insieme! Non dobbiamo risparmiarci nulla! Dai, la macigno, cazzo, anche lui! È vero? Però Rossella la regge tantissimo! Rossella la regge parecchio! Per cui, cazzo, abbiamo riscattato la tempesta di sabbia, volevo scatenarla io! Vai, signori, vai, signori! Superefficacia per 4! La superefficacia per 4! E la vince con un colpo! Batte l'invincibile campione! Champion time is over! Grazie per questa lotta pazzesca! Vai! Mamma mia, mamma. Secondo te. No, Switch, non spegnete adesso. Non morire adesso, eh. Non morirmi adesso. Perché devo vedere la fine del gioco, dai, su. Poi abbiamo giusto un paio di extra da fare. E poi il giorno dopo cominciare a dire sì. Oh. Coriandoli soltanto per la nuovissima campionessa. Ti faccio i miei complimenti, Giada. Sei riuscito a sconfiggermi e adesso il titolo passa a te. La nuova campionessa sei tu. Sei davvero un'allenatrice straordinaria. Hai tutto il mio rispetto. Hai fatto davvero tanta strada. Quanto a me ho di guardare al futuro. Gli adulti hanno il dovere di migliorare il presente. Il futuro ha bisogno di basi solide. Giada, promettimi che crederai sempre in te stessa e promettimi anche che continuerai ad avanzare assieme ai tuoi fidati Pokémon, se davanti a noi c'è un futuro radioso e grazie anche a persone come te. Abitanti di Gala, avete appena assistito alla nascita di una nuova leggenda! È nata una nuova stella! Giada, fuochi artificio! Il nostro futuro non potrebbe essere in mani migliori! E anche io come voi non vedo l'ora di scoprire cosa ci riserva la nuova campionessa. Allora, nonostante bella il team di Pokémon che canta. L'orchestra proprio. Con Hopsagoo che giustamente fai cantare, cioè, logico. Allora, ribadisco quello che ho detto nel primo episodio. Nonostante questo gioco, sia il gioco Pokémon con la grafica migliore che abbia mai visto, indubbiamente. Nonostante i personaggi, non mi dispiaccio assolutamente. Ripeto, Dante è rispettabilissimo con il campione. La colpa, cioè, si è fatto quel passo per lungo della gamba alla fine del gioco. È colpa della troppa sicurezza che gli ha dato, che gli dà tutti i galariani, ok? Stessa cosa per altri personaggi, ma d'altronde però sono tutti personaggi comunque umani, ognuno può avere dei difetti, capita. Nonostante ci abbia avuto dei momenti alti questo gioco, tipo vedete lo scontro finale avuto con Eternatus, avuto nello scorso episodio, non si merita i miei applausi questo gioco, non se li merita. Perché hanno fatto un lavoraccio a un certo punto della trama che la fa ricadere, la fa cadere e poi la fa cadere il patio e poi le impedisce di rialzarsi. C'è questo buco di trama allucinante che non mi permette di vivere appieno l'esperienza finale con l'Eternatus. Se solo avessero, che ne so, affrontato un po', ho avuto proprio a che fare con l'agenzia Cosmos di Rose. Se solo avessimo ottenuto più informazioni per conto nostro prima. Se solo ci avessero spiegato perché proprio 1000 anni l'energia si sarebbe spenta fra 1000 anni. Se solo ci avessero spiegato
le origini di Eternatus, cioè dicendo, cioè mettevo una parte quando eravamo in una fabbrica di energia e scoprivamo che c'erano dei progetti nascosti, che dicevano, oh guarda, dicono che queste Dezio stelle vengono dallo spazio, dicono che queste Dezio stelle andranno da questa parte per dare energia a qualcosa, ma che cosa? Cioè, se solo ci fossero state anche cose di questo genere, perché sono cose piccole di questo, perché sono cose piccole come queste che appaiono, perché sono apparenze significanti, e in realtà in trame come ad arte, in trame come poi in trame come quelle di Pokémon, poi quel collegamento che poi ti fa dire, ah, ecco perché succede questo e quell'altro, ecco cos'erano quelle cose che abbiamo visto. Alla fine si arriva a ricongiungere i puntini. Qui non si arriva a ricongiungere un cazzo, ti mettono altre domande a cui non ti risponderanno mai. Posso dire che la storia di Zazia e Zamazenta l'hanno trattata bene, semplice, ma ad effetto. Per il resto però mi dispiace per Eternatus perché l'ho rovinato, cioè avrebbero potuto spiegarcelo meglio, il Pokémon impazzito, eccetera, eccetera, lui è la fonte della notte oscura, ok, però, cioè, poi risvegliato da quel coglione del presidente, porca, cioè, proprio sprecata la trama di Pokémon Spada e Scudo, a un certo punto si sono dimenticati del fatto che in Pokémon succedono le cose allucinanti proprio da finimondo e hanno detto, oh no, aspettate, dobbiamo metterci la parte figa. Sì, ma le parti prima per la figa 100% prima? No, chi se le ricorda? Secondo me è andata così. Non saprò mai assolutamente com'è andata, comunque belli distintivi che passano. Comunque mi spiace, ma questo gioco per ragazzi a tutti, sì, prego, prego. Vai che guardate, almeno potete ricevere i miei complimenti per voi personaggi che non sono tutti delle merde. Uno solo è una merda, per fortuna, il cattivo, ma vabbè. Fine, fine, ma non penso proprio. Abbiamo ancora da vederci giusto un paio di extra. E poi, sì, spero siano belli. Spero siano belli, spero che sia da lì che hanno capito come mandare avanti la saga di Pokémon. Spero che l'abbiano capito proprio da questi DLC, perché noi abbiamo già visto Leggende Pokémon Arceus. Vi dirò, prima di iniziare il gameplay, ho strapeccato, guardate, è cambiata la schermata, è cambiata la schermata inizio gioco, ora che abbiamo vinto ci siamo noi nello stadio con la nostra squadra. Comunque dicevo, vi dirò, quando abbiamo giocato a Leggende Pokémon Arceus, quando ho preso per la prima volta Leggende Pokémon Arceus, di cui abbiamo già visto il gameplay, ero sinceramente preoccupata perché è il primo prodotto nuovo dopo questi due titoli qua. Perché vabbè, Pokémon Diamante Lucente Perla Splendente già si sapeva che sarebbero stati belli, perché è facile che un remake di un gioco bello sia altrettanto bello, ok? Come il gioco originale. Capita con quasi tutti i remake. Cioè, tutti i remake che ho giocato finora si sono sempre rivelati essere belli quanto il gioco originale, cioè, con un occhio nuovo, presentavo il prodotto originale con un occhio nuovo, ma vabbè, comunque, con i remake vai più o meno sempre sul sicuro, se poi riesci a rovinare per un remake che rende una merda, complimenti, sono bravo a rovina storie. In ogni caso, vabbè, dopo Pokémon Spada e Scudo sono venuti i remake di Diamante e Perla, e lì si sapeva che sarebbe andati bene, ciò che mi preoccupava sinceramente è la leggenda Pokémon Arceus, perché effettivamente un prodotto nuovo dopo Spada e Scudo, il primo prodotto nuovo dopo Spada e Scudo, dopo aver visto per conto mio che Spada e Scudo per appunto erano questo disastro a livello di trama, e ci ho avuto paura sincera per quel nuovo gioco Pokémon lì, e invece abbiamo visto assieme, spero che l'abbiate visto anche voi, che invece hanno capito quella strada giusta da prendere, perché lì la trama era lineare, tutti i puntini, anche le piccole cose alla fine si ricollegavano, i momenti fighi c'erano, magari lì non siamo riusciti a viverci nel pieno perché ero stato troppo veloce, eccetera, eccetera. Comunque alla fine, il momento finale ci stava tutto, il momento clou ci poteva godere al massimo, tra l'altro era pure difficile, lasciate stare la mia partita, ok? Se non sei preparato è difficile. Ma poi te lo godevi appieno perché? Perché ti avevo messo le cose prima. Va bene che è un gioco per i fan lì, ma sento che quel gioco lì
Però appunto hanno capito quale strada giusta prendere. Ma mi chiedo, lo hanno capito con quel gioco lì o lo hanno capito con i DLC di questo gioco qui? Perché comunque i DLC di questo gioco sono dei prodotti che ho fatto dopo. Non lo so, ragazzi, devo scoprirlo, devo scoprire dov'è che hanno capito qual è la cosa giusta da fare nei giochi di Pokémon per farla riportare alla ribalta. Devo ancora capire, devo capire se hanno capito come fare da Leggenda Pokémon o dal DLC di Spada e Scudo. Lo scopriremo, ragazzi, nei prossimi episodi perché sono esausta. Se il video di oggi vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, ricordate di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i video. Voi oggi vedrete il primo episodio degli Extra. Io lo registrerò domani, quindi visto che questo è il primo episodio di giornata, la prossima volta registrerò 5 episodi, sì, non 7. Comunque, la prossima volta intendo terminare già tutti gli extra più o meno che c'ha da offrire il gioco prima dei DLC, poi di fare subito il DLC facendo prima l'isola armatura e poi l'isola l'andacola, perché da quanto ho capito nell'andacola si cattura i leggendari, quindi i leggendari si lasciano sempre per ultimi. La rivincita della Lega Pacca non la faccio perché già so che forse qui cioè la gente neanche cambia il livello, quindi ok, penso che sia un po' come la palestra Kalos, che gli allenatori sono uguali anche la seconda volta che li affronti. Vabbè, signori, noi con un'ultima schermata qui sulla mia squadra, ci vediamo alla prossima! Sa, ma io che per oggi non apro più bocca, sono sfinita. Ecco qui la nuova campionessa. Congratulazioni, merito il regalo. Professoressa Flora, non doveva, è veramente gentile da parte sua. È il minimo dopo tutto quello che Giada ha fatto per noi. Chi l'avrebbe mai immaginato? Le 10 stelle che causano il fenomeno Dynamax sono in realtà una parte del corpo di Eternatus. Dopo il suo risveglio l'energia che alimentava il fenomeno Dynamax si è riversato su tutta Galar. Per questo i Pokémon continuavano ad maxizzarsi e seminare il caos in tutta la regione. Fortunatamente l'intervento di Giada e dei suoi amici ha scongiurato la catastrofe. Il fenomeno Dynamax rimane un elemento fondamentale della cultura di Galar. Mi auguro solo che d'ora in avanti il suo potere venga utilizzato nel modo migliore. Bene, ora che vada. A presto Giada, spero che ascolterai sempre il tuo cuore. La professoressa Flora sembra turbata dal comportamento del presidente. Beh, come dare torto? Dopotutto ha passato un sacco di tempo a studiare il fenomeno Dynamax per lui. Pokémon gigante tipo Veleno Drago si alimenta attraverso il nucleo sul suo petto con questa sua energia emanata dalla targa della regione di Galar. Bene, dovevo assicurarmi che mi dessero la libertà di andare a far salire il saltapacci livello della mia squadra. Ok, adesso possiamo veramente terminare il video qua. E vabbè, tuoni fulmini. Vedo che il clima non è per niente cambiato dall'ultima volta che sono passata.